La BPC Virtus Cassino non riesce più a vincere al Pala Soriano di Atina. Inaspettato scivolone casalingo per la truppa di Coach Vettese, che esce sconfitta nettamente dal proprio campo per mano del Basket Barcellona, che conferma la propria vocazione corsara. Si aggiudica infatti la seconda gara in trasferta con il punteggio schiacciante di 65-80. Abbiamo approcciato la partita in maniera, direi, sciatta, è la parola esatta. Sono molto dispiaciuto per questo, perché non si può poi cercare di raddrizzare la partita strada facendo quando non sei concentrato fin dall'inizio. Partire con un 16-3 è stato pesantissimo, la raddrizzi, però poi crolli mentalmente di nuovo. Loro stavano in fiducia, come visto hanno percentuali da tre favolose e ci hanno messo in grande difficoltà dall'arco. Squadra molto forte fisicamente, pazienza, data così, dobbiamo imparare da questa sconfitta. Avevamo preparato la partita in un modo, non è venuta, sicuramente i demeriti sono gran parte dello staff tecnico, quindi questa ci prendiamo la colpa di questa prestazione della squadra. Io ho visto i ragazzi che comunque hanno lottato fino alla fine e questo è un loro merito. Dobbiamo migliorare alcune cose, sicuramente la tenuta mentale, perché andare sotto in doppia cifra subito al primo quarto, recuperarla, andare sopra per poi riprendere un altro break, denota poca attenzione mentale. I siciliani conducono la gara e si aggiudicano meritatamente due punti, lasciando i cassinati virtussini ancora a secco di vittorie casalinghe. Il nostro obiettivo era quello di partire forte e dare subito un'impronta positiva alla gara. Dovevamo entrare subito in fiducia e siamo riusciti a farlo. Chiaramente ci sta che una squadra come Cassino, veramente forte per questo campionato, possa rientrare, possa andare sopra in casa, è normale. La cosa fondamentale in questa gara era difendere. Quando li tieni a 65 punti, vinci. Una nota positiva però c'è. Cassino, con questa sconfitta, potrebbe aver chiuso la sua avventura al Palasport di Atina, nella speranza che si possa giocare nella città martire già dalla prossima gara interna.